Radio più salute. Radio più salute. Appuntamento molto atteso con Radio più salute, ormai giunto già al suo eh, tredicesimo episodio, possiamo dirlo come se un, in una fiction vi raccontiamo come funziona, come è, è distribuita sul territorio la sanità pubblica e in particolar modo quella relativa all'azienda sanitaria. Uh, Napoli 2 Nord, uh, 32 i comuni, due le isole Ischia e Procida che ne compongono uh, l'utenza, il bacino. Oltre un milione, un milione e passa di uh, utenti che uh, quotidianamente hanno bisogno di. Mettere a posto la propria salute e conoscere i consigli giusti per, per fare in modo che la prevenzione sia centrale. E allora, questa mattina, a proposito degli approfondimenti sulla ASL Napoli 2 Nord, abbiamo con noi la dottoressa Filomena Sibilio, che è la responsabile dell'unità operativa complessa qualità e risk management dell'azienda. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori e alla radioascoltatrice. Allora, qualità e risk management naturalmente sono parole un po' ostiche per chi magari ha un mal di schiena o chi ha prenotato semplicemente una radiografia o chi deve seguire le liste di attesa per un ricovero nelle strutture ospedaliere. Come spieghiamo qual è il ruolo, la funzione di una eh, responsabilità che viene anche dalla professione medica perché la dottoressa Sibilio è innanzitutto un, un medico. Eh, che eh, svolge eh, importanti funzioni e responsabilità all'interno dell'azienda sanitaria. Ecco, lei quando eh, ai suoi figli racconta eh, il suo lavoro, cosa, cosa le dicono? Mamma, che lavoro fai? Ecco, eh, cosa le dice? Diciamo che non è eh, molto facile da spiegare questo tipo di attività eh, perché appunto le persone sono abituate ad avere a che fare più con l'impatto clinico no, del, del medico, dell'infermiere, degli operatori sanitari. E invece il tipo di lavoro che noi svolgiamo come unità operativa è quello di accompagnare eh, le strutture che poi lavorano sul campo a, 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 a erogare delle prestazioni che siano di maggiore qualità. Eh, e, ehm, accompagnate poi da una maggiore sicurezza delle cure del paziente, perché è stato visto negli anni anche da studi che ehm, l'errore è ci può essere, noi quello che facciamo e andiamo a vedere se eh, ci vengono segnalati degli errori durante le attività sanitarie e eh, se da questo errore, quindi in maniera poi propositiva, lo stesso operatore può eh, imparare eh, per migliorare. Quindi c'è un connubio tra la qualità da una parte e la sicurezza delle cure dall'altra. Perché se una prestazione viene erogata in in, con una buona qualità, Uh, deve essere garantita anche che questa qualità comporti una sicurezza. Quindi ecco, sicurezza, medelo... prevenzione, sì. promozione della, della salute sono tra l'altro eh, le iniziative che la comunità dell'ASL Napoli 2 Nord promuove anche attraverso il sito. Ma torniamo in studio, eh, dottoressa Sibilio, perché forse ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori sfugge per un attimo sia l'aspetto... Eh, Immensamente eh, fondamentale che è quella di salvare una vita umana o rimettere nelle, nelle funzioni e la funzionalità un organismo che ha una, una patologia o per un trauma o per una. Malattia, però poi c'è anche un tema di carattere economico che sta alla base della gestione di un'azienda. Un e allora, se si compie un'operazione eh, chirurgica con un costo notevole per eh, risorse, per risorse umane, per competenze, per ore, lavorate. Poi eh, giustamente non bisogna per un semplice incidente o per un errore umano pregiudicare è la vita di quella persona, del paziente, ma soprattutto anche lo sforzo che è stato compiuto. Quindi è da qui la prevenzione, la sicurezza che vi consente poi di alzare il livello di qualità del servizio offerto. Chi c'è dietro tutta questa gestione, perché la sua è come le altre un'unità operativa complessa, Significa che ci sono più persone che mettono le proprie competenze a servizio. Assolutamente, il lavoro dell'OCE della è quello anche di lavorare in sinergia, no? cioè di stare in sinergia con le altre unità operative dell'ASL, sia eh, noi collaboriamo molto con il servizio di prevenzione e protezione, collaboriamo con i direttori di dipartimento, con i direttori di unità operativa complessa, eh, abbiamo eh, creato nel tempo una rete di referenti facilitatori, a partire dagli ospedali adesso in ogni reparto eh, dei nostri quattro ospedali più lo stabilimento di procida che eh, afferisce al presidio di puzzoli sono stati identificati dei referenti facilitatori sia come medici che come infermieri che hanno appunto il compito innanzitutto di essere le nostre sentinelle no? quindi un contatto eh, continuo tra eh, la, la struttura centrale e le strutture periferiche e, e anche quindi poi di diffondere all'interno delle unità operative, la cultura della sicurezza, la promozione poi di attività che a livello centrale vengono poi emanate e condivise eh, con i direttori degli ospedali, dei distretti e con i direttori anche delle unità operative. Quindi è un lavoro molto sinergico ehm, tra, tra, tra diverse articolazioni aziendali ed è molto molto complessa come diciamo, attività sia in termini di, di, di comunicazione, quindi noi abbiamo cercato di fare una rete. Per, per poter portare avanti l'attività e per poter arrivare in ogni singolo reparto, abbiamo eh, messo in campo come azienda numerosi corsi di formazione sulle tematiche più ampie del rischio clinico. Sugli eventi che più ci vengono segnalati e che sono riportati anche nella relazione eh, voluta dalla legge 24 del 2017, quindi la, la, la relazione sugli eventi segnalati, eh, e quindi eh, noi lavoriamo. Sono diciamo, anche percorsi in qualche maniera obbligati, no? Che vi siete dati fondate si per Assolutamente, noi tutti i corsi nostri sono tutti obbligatori, quindi i nostri operatori eh, partecipano e, proprio per migliorare, per a, 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 diciamo, meglio contestualizzare poi le procedure che eh, l'azienda sanitaria emana. Ecco, non siamo un'unità operativa complessa, vero Ramona Laviano? però abbiamo anche noi le nostre diverse competenze. Una di queste è la voce del nostro Mario Fedele che ha raccolto, grazie anche all'ufficio stampa e comunicazione dell'Asia Napoli del Nord, una scheda sintetica eh, sul svolgimento dell'attività della dottoressa Sibilio e di tutta la sua unità operativa. Le immagini sono quelle tratte eh, da alcune attività. Eh, di pronto soccorso e di sale chirurgiche l'ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli. Vediamo. Radio Più Salute. Radio Più Salute. L'unità operativa dedicata alla qualità e al risk management svolge un ruolo cruciale nell'analisi dei rischi e nell'implementazione di misure preventive all'interno dei processi assistenziali e di cura. Obiettivi principali Mantenere la qualità delle cure attraverso la formazione del personale, l'analisi degli errori e l'implementazione di nuove procedure. Prevenire gli eventi avversi come cadute e aggressioni tramite un'attenta sorveglianza dei pazienti a rischio e la creazione di ambienti più sicuri. Promuovere una cultura della sicurezza coinvolgendo tutto il personale sanitario e sensibilizzando i pazienti. Risultati ottenuti. Implementazione di diverse azioni di miglioramento attraverso corsi di formazione e incontri con il personale che hanno prodotto un miglioramento della comunicazione, un incremento delle performance in alcuni ambiti. Aumento delle segnalazioni di eventi avversi. Un segnale positivo che indica una maggiore consapevolezza del problema e una maggiore propensione a segnalare gli incidenti. Collaborazione con altre strutture per la stesura di percorsi assistenziali. La condivisione delle migliori pratiche per affrontare le sfide in modo coordinato. Costruzione di una rete di referenti facilitatori quale interfaccia con le realtà direttamente impiegate sul campo. Sfide future: continuare a sensibilizzare sia il personale che i pazienti sull'importanza della sicurezza, migliorare la comunicazione tra i diversi professionisti sanitari con i pazienti, adattare le procedure alle nuove esigenze e alle evidenze scientifiche. In conclusione, l'ASL Napoli 2 Nord sta lavorando attivamente per creare un ambiente di cura sempre più sicuro. Tuttavia, è fondamentale continuare a investire in formazione e in misure preventive per garantire la massima qualità delle cure ai pazienti. Radio più salute. Radio più salute. Ecco, siamo tornati eh, dalla scheda grazie al nostro Mario Fedele con la illustrazione di quello che è un po' il lavoro della... Della qualità e risk management, un'unità co operativa complessa guidata dalla dottoressa Sibilio, Filomena Sibilio, che è qui con noi in studio circa una ventina d'anni fa, ha cominciato un po' la sua esperienza nel mondo della, della sanità pubblica. Giusto, dottoressa sì, Sibilio? Sì, sì circa una ventina di anni fa. E, e nasce come medico, lo sì. ricordiamo. Ma, ma come specializzanda, lei avrebbe aderito oggi all'appello che la Regione ha fatto per i giovani specializzanti che debbono svolgere funzioni di medico di base? Perché ci sono molte aree della città e della Regione, eh, come dice appunto il mattino oggi, che, dove non si trovano i medici di base. Lei avrebbe accettato questo ruolo? Sì, allora forse sì. Allora forse sì, c'è una carenza di, di medici. Questa è una, una situazione che ormai viene diventata quasi cioè, diventata cronica. E, e ovviamente la carenza di personale sanitario eh, fa sì che eh, diciamo aumentino anche i rischi. No? Parlando, ritornando al lavoro che attualmente svolgo. Ecco e, appunto. Aggressione ai medici: il governo cerca fondi per fermare l'escalation. C'è un impegno importante della... per, per fare in modo che questo fenomeno possa diminuire. Questo fa parte proprio della sua uh, attività uh, dottoressa Sib. Sì, Sabini. questa fa parte della mia attività e insieme anche al servizio di prevenzione e protezione noi lavoriamo insieme su questa tematica, abbiamo anche organizzato a livello aziendale un tavolo di lavoro eh, diciamo dedicato a questa tematica. E in merito alle aggressioni che noi abbiamo registrato Uh, soprattutto nei pronto soccorso anche nella nostra azienda uh, sarebbe opportuno fare anche una campagna di sensibilizzazione alla popolazione eh, invitando eh, gli stessi, cioè perché a volte ehm, probabilmente i, i cittadini non conoscono bene quali siano le attività eh, che vengono effettuate in un, in un pronto soccorso che lavora in urgenza. Eh, il paziente quando arriva in un pronto soccorso ha dei sintomi. Gli operatori sanitari devono essere, eh, diciamo, si devono impegnare a capire quale sia eh, diciamo, la provenienza di questi sintomi e perché non si arriva, diciamo, con una diagnosi già fatta come avviene il più delle volte quando ci si viene ricoverati in un reparto ospedaliero e quindi la serenità per questi operatori è fondamentale perché si trovano davanti cioè, a delle persone sì. di cui non conoscono nulla, cioè non ne conoscono queste persone che arrivano all'improvviso al pronto soccorso. Possiamo ricordarlo che non sono certamente eventuali disservizi o tempi di attesa il personale sanitario lavora per è migliorare, è impegnato e, eh. e io lo ripeto, deve lavorare con la serenità giusta. Quindi è importante anche eh, diciamo eh, il livello di comunicazione no? sia interno che esterno, perché a volte anche dai media eh, ci sono dei livelli di comunicazione che forse diciamo non. E quindi bisognerebbe lavorare anche su questo. Un'ultima questione. So che lavorate ad una rete di facilitatori, no? per, ehm, sì. e, e questo sia con il personale, ma forse anche con eh, altre strutture che possano venire incontro a questa esigenza. Di che, di che si tratta? La rete di facilitatori proprio per la, uh, prevenire eventuali problemi. Noi abbiamo problemi. cominciato, uh, questa rete degli facilitatori è cominciata nel 2022 e quindi la nostra esigenza era quella di entrare subito in contatto con gli ospedali perché sono quelli che subiscono il maggior numero di richieste di risarcimento danni, sono quelli dove uh, appunto si verificano maggiori aggressioni, sono le strutture dove uh, potenzialmente ci sono più eventi. E quindi abbiamo cominciato con gli ospedali, ma sicuramente poi con il tempo allargheremo questa rete anche eh, diciamo, con altre, altre strutture dell'azienda. Come referente del rischio clinico dell'ASL Napoli 2 Nord abbiamo cominciato a interfacciarci anche con le strutture private accreditate eh, per far sì che quindi tutte le iniziative nazionali e regionali poi vengano eh, diciamo, trasferite e eh, attuate anche nel privato accreditato un ambiente di cura sempre più sicuro e questo il ruolo e questo l'obiettivo della ASL Napoli 2 Nord attraverso un'unità operativa complessa guidata dalla dottoressa Filomena Sibilio che io ringrazio di essere stato, stata qui con noi stamattina, grazie e buon lavoro davvero a lei e a tutta la, la struttura che lei dirige. Grazie, io volevo semplicemente ricordare che il 17 ricorre la esatto. giornata nazionale della sicurezza delle cure. E, come, e verrà, quindi, come si svolgerà questa giornata per quello che riguarda la vostra azienda? Allora, poiché la tematica di quest'anno è uh, divenire una uh, sicurezza diagnostica, quindi la, la tematica è, è prevenire l'errore diagnostico. Uh, noi porteremo delle esperienze ai cittadini, alle loro famiglie, con i caregiver in campo oncologico. Quindi i nostri tre direttori delle unità operative complesse uh, metteranno in campo delle simulazioni di come. Eh, si attua una, diciamo un gru, una, una valutazione multidisciplinare quando un paziente riceve una diagnosi di cancro e perché nella multidisciplinarità eh, praticamente eh, si va a, a trovare una maggiore eh, qualità eh, di intervento anche per divenire una migliore eh, definizione diagnostica della patologia e anche poi di intervento. Perché ci sono diverse professionalità: c'è l'oncologo, c'è il radioterapista, c'è il chirurgo, c'è il radiologo, e poi ci sono anche altre figure di supporto al processo certo. di cura. Per cui, lavorando insieme, poiché c'è stato un processo tecnologico eh, avanzato, adesso si va incontro a una medicina di precisione. Eh, ovviamente, le competenze devono essere, eh, diciamo, più allargate rispetto livello. a noi. Bene, è proprio domani, questa giornata di celebrazione, appunto, martedì 17 settembre io ringrazio di nuovo la dottoressa Sibilio grazie di essere stata con noi grazie mille e adesso continua eh, la programmazione di Radio Napoli Centrale Radio più salute Radio più salute